buongiorno ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video per edizioni Austria Italia. Ragazzi, partita che è tutto tranne facile. Tutto tranne facile, ragazzi, questi qua avranno sicuramente gli occhi fatti di sangue. Letteralmente gli occhi fatti di sangue dalla rabbia, ovviamente, dall'eliminazione da Euro 2020, ragazzi. Erano così vicini, vi ricordo che erano anche così vicini a buttarci fuori dall'europeo, ragazzi, così vicini con il gol di Arnautovic che poi è stato convalidato al VAR come fuorigioco, ragazzi, salvati probabilmente 2-0, Pessina Chiesa, quasi torna in partita loro, ragazzi, quindi domani sera stiamo attenti all'Austria, ve lo dico adesso, stiamo attenti all'Austria, perché ci vuole tanto, così poco, a farci fare una figura di avete già capito di che cosa, non lo dico, ragazzi, perché se no il video addio, cioè YouTube me lo demonetizzate, ragazzi, però avete già capito che cosa dobbiamo evitare, ragazzi, avete già capito, perché il minimo errore, ragazzi, questa non è l'Albania che subito ci fa segnare due gol, no ragazzi, questi se non stiamo attenti, ragazzi, questi ci fanno tre gol, ce ne fanno tre, già l'europeo, ragazzi, primo tempo, veramente, cioè, ragazzi, uno scandalo il primo tempo, ragazzi, uno scandalo contro l'Austria. Contro la Bahia, ragazzi, 10 minuti a fare non so cosa, un gol preso in quel modo. Se facciamo la stessa cosa, questi non ci graziano come ci ha graziato l'Albania. Questi ce la mettono nel sedere, ce la mettono in quel posto, ragazzi, se non stiamo attenti. Quindi, Mancini, spero che finalmente ti svegli e metti una squadra e soprattutto dice alla squadra di non prenderla come un'amichevole, ma ovviamente come una partita del mondiale, ragazzi, perché se la prendiamo come un'amichevole, giocando anche tra l'altro a Vienna, allora perdiamo, ragazzi, già lo so, già me lo immagino che finisce male, già me lo immagino. Comunque, ragazzi, se giochiamo bene, se comunque dimentichiamo i primi 10 minuti contro l'Albania, ragazzi, giochiamo bene e comunque non facciamo errori, allora possiamo portare a casa sta vittoria in questa ultima amichevole, ovviamente, giocata nel 2022, ragazzi, e poi ripartiamo ovviamente con le qualificazioni ovviamente ad Euro 2024, scusate, però ragazzi vi dico una cosa, non sottovalutiamo l'Austria, stiamo attenti perché il minimo errore, questi ragazzi sono 10.000 volte peggio dell'Albania, 10.000 volte peggio dell'Albania, ragazzi, stiamo attenti, segniamo al più non posso. Comunque ragazzi, devo dare un pronostico, devo essere sincero, sento che qualcosa andrà storto, ma ragazzi, sono sempre ottimista e vado per Austria 0, Italia 2, ragazzi, se gioca Raspadori farà sicuramente un gol, 1-0 Raspadori, ragazzi, 2-0, lo farà Grifo, ragazzi, scrivete qui nei commenti il vostro pronostico, commentate, iscrivetevi al canale, ragazzi, ho paura, però vado ancora per 2-0, ragazzi, Grifo e Raspadori, ragazzi, il segno della croce, speriamo bene, anche se è un'amichevole, dobbiamo vincere a tutti i costi, a tutti i costi, per il ranking e soprattutto per ripartire. Comunque ragazzi, ciao, ci vediamo nel prossimo video, sempre solo su due, ragazzi, speriamo bene perché è difficilissima, ciao ragazzi.